che cosa sa del nonno? Ho fatto 2 anni prima in un campo di lavoro e la cosa che mi diceva, che mi era sempre rimasta poi impressa, è che gli davano un mestolo di miglio e del pane secco per mangiare. Il nonno di Nicola era un IMI, dall'acronimo con il quale i tedeschi designavano i militari italiani internati nei lager. Era stato uno di loro anche Alfredo Belli Paci, il marito di Liliana Segre. Lui c'era sempre quell'orgoglio di essere stato uno dei 600.000, 700.000, no, che hanno passato 2 anni nei lager nazisti quando bastava una firma, anche uno sgorbio in realtà, per tornare a casa. I militari italiani internati, quelli che scelsero i lager piuttosto che servire il fascismo e il nazismo. Come ci ha insegnato Primo Levi, meditate che questo è stato ed è un monito che oggi assume un rilievo particolare. Come si chiamava il nonno? Il nonno si chiamava Zucchetti Virginio. Roba che sembrava di... di tanti anni fa che siamo a ricordare, in realtà siamo quasi ad oggi quello che sta succedendo 50, 60, 70 anni fa. È stato bravo suo nonno, perché ci vuole coraggio a non mollare. Senatrice, un appello contro la guerra. Ciao cara. Parlo oggi, no? Già parlato. Parlando degli IMI, è già un appello contro la guerra.